Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Amici di Radio Isav, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Mondo SLA. Con voi ogni sabato Lorenzo per parlare appunto di questa patologia. Oggi puntata dedicata completamente ai caregiver familiari per farvi capire le difficoltà che affrontano nell'assistere un paziente SLA H24. E allora abbiamo deciso di intervistare Francesca, la moglie di Giovanni Pantaleo, residente a Fossa Cesia in provincia di Chieti, poi Annalisa, moglie di Giovanni Toscani di Campli, provincia di Teramo, e poi ancora l'ultima parte sarà con Matteo, figlio di Anna Rita, che risiede a Montesilvano in provincia di Pescara. Come al solito il consiglio è quello di non soltanto ascoltarci in audio, ma di vederci anche tramite il sito radioisav.it, quindi la nostra TV, o scaricando l'applicazione Radio Isav su tutte le vostre TV. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA. A casa di Giovanni a Fossa Cesia, lo vedete, Giovanni, la moglie Francesca e la dottoressa Eva Primomo, che si occupa di lui dal punto di vista psicologico, e tra poco parleremo anche con lei. Allora, Francesca, la domanda è questa: dalla diagnosi poi siete tornati a casa e in qualche modo la malattia è andata avanti e vi siete dovuti organizzare. Voi come avete fatto? Organizzarci tenendo presente che noi non abbiamo innanzitutto una casa per disabili, perché quando abbiamo acquistato questa casa lui stava bene, quindi non abbiamo una casa per disabili. Devi inventarti tante cose per poterci vivere in questa casa e adattarla in un minimo, perché non puoi adattarla come casa del disabile. E quindi cerco in tutti i modi di far sì che i nostri giorni non siano così difficili, cerchiamo di farli diventare un po' più facili, anche perché giustamente io non ho nessuno che mi ci aiuta. Sì, i 4 giorni settimanali fino al giovedì c'è l'OSS che mi viene la mattina, ma venerdì, sabato e domenica, i giorni festivi, mi occupo io di lui. Quindi ti devi organizzare. Infatti, dopo che c'è successo tutto questo, nel 2019 ho deciso di intraprendere una strada, ed era quella di diventare un OSS. Nel 2019 ho iniziato il corso, ho concluso questo corso. Perché l'ho fatto? Perché mi servono tante cose da imparare. Innanzitutto come non farmi male alzandolo, sistemandolo, perché purtroppo quando tu hai una situazione del genere non soltanto ci si ammala, è malato l'ammalato, ma anche chi sta insieme inizia ad avere determinate problematiche anche fisiche. Certo. Perché comunque tu smuovi una persona che non ha la forza, quindi la forza ce la devi mettere tu per sistemarlo. Quindi con questo corso mi è servito tanto ad imparare tante tecniche, tanti comportamenti, anche comportamenti psicologici, perché a noi ci hanno insegnato come relazionarti con i pazienti, con gli anziani, con le persone malate come lui, e quindi mi è servito tanto. Questo però per me è stata un'esperienza fantastica, bellissima. E solo che a volte purtroppo la pazienza ha un limite, ma io mi rendo conto che la pazienza ha un limite, perché sono i momenti in cui tu sei stanca, perché nei momenti in cui sei più tranquilla, più, anche perché io non ho cambio di nessuno. Descriviamo questa situazione, nel senso, voi avete l'OSS quante ore? E la fisioterapia? Allora, noi la fisioterapia abbiamo tutti i giorni. Okay. Abbiamo un'ora settimanale di locopedista, abbiamo 2 giorni di psicologa che ci viene, lei Eva, e io la ringrazio perché tante volte aiuta anche me,
non aiuta solo Giovanni, ma aiuta anche me in determinati momenti. E poi abbiamo l'OS, io ho 6 ore mensili di home care e 8 ore del comune, quindi praticamente io ho la copertura dal lunedì al giovedì, basta. Se io ho necessità, la mattina però? La mattina un'ora. E basta? E basta. Un'ora soltanto. E quindi come fai nelle altre ore della giornata e della notte quando non hai queste assistenze? Nessuno, ci sono io. Ci sono io e basta. Perché io non ho, noi purtroppo siamo di Bari, non abbiamo famiglia qua. Non abbiamo nessuno, noi, i miei figli, come già tu hai detto, sono fuori. E pertanto non posso neanche tanto sacrificare anche i figli. Perché è giusto che anche loro debbano fare la loro strada. E io sto valutando anche il discorso di tornare nella mia città per avere almeno l'aiuto della famiglia, un sostegno psicologico della famiglia. E vediamo se riusciamo un po', vediamo un attimino se riusciamo a realizzare questo nostro sogno. Infatti mi sono anche informata sulla funzionalità della ASL, come funziona, come sto valutando anche questo. Eh sì, perché poi quando si cambia regione cambia tutto. Sì, in Abruzzo addirittura forse in tanti casi quando si cambia provincia cambia tutto, figuriamoci una regione. Sì. Cioè, sicuramente quello che mi dicevi, la tua città è Bari. Lì avrai un altro tipo di struttura oltre che la vicinanza della famiglia, perché qua siamo un primo piano se non sbaglio, e invece sì. Lì stai facendo di tutto sto facendo una casa, sto sistemando una casa piano terra e costruirla, sistemarla in modo che lui possa avere tutti i suoi accessi nel bagno, per accedere alla strada, è un piano terra, quindi le camere sono 5 metri per 5, quindi già sto pensando a un dopo, perché sì. Ora va bene, ma dopo non va bene più qua. Eh sì, mi ricordo quando siamo venuti a portare il letto elettrico, vi ricordate di metterlo lì in stanza? Che cosa sì. Togliamo per mettere il letto? Sì, sì, sì. Perché l'appartamento è comunque grande, però con una carrozzina, con il sollevatore, cioè con tutti gli altri presidi è difficile starci. Difficile starci. Stare qui è difficile, molto. Purtroppo a malincuore, ma dobbiamo decidere. Qual è la cosa più bella che trovate in Abruzzo e la cosa invece peggiore? Beh, all'inizio sinceramente ho avuto un po' di difficoltà, perché quando noi siamo venuti qua era il 93 e non c'era molto la mentalità di ricevere la persona che viene da fuori. Adesso invece no, siamo per due persone che veniamo amati da tutti. Veniamo amati da tutti, è un bel posto, quindi io se avevo la famiglia non sarei mai andata via di qua. Avrei pensato diversamente, ma non sarei andata via di qua. Però purtroppo la nostra situazione è questa. Sì. Poi mi dicevi, ma non ne parliamo, che ti sei informata anche, che ne so, sugli assegni di disabilità gravissima, ti sei informata anche se ci fossero associazioni in Puglia che sì. Magari fanno le stesse cose che facciamo noi. Sì, sì. E mi sono anche informata i tempi di attivazione dei servizi. E si parla di un mese, 15 giorni, un mese e mezzo, non c'è molta chiarezza su questo. Certo, però il discorso è che io passando da una regione all'altra la prima cosa da fare è il cambio di residenza. Facendo il cambio di residenza, che cosa succede? Che tu nel frattempo che arriva la residenza, nel frattempo che tu trovi il medico e tutto il resto, passano mesi. Sì. Un mese, 2 mesi, non so. Però presumo che più di un mese ci passa. E questo vuol dire stare senza assistenza e fisioterapia. Stare senza assistenza e senza fisioterapia.
Io quando vado, per esempio, ritorno giù per qualche giorno e so che sto una settimana, conosco una ragazza che viene, ma è privata. Io non posso soffrire, è privata e pago. Ultima domanda che ti voglio fare, abbiamo parlato tanto. Giovanni, vuoi dire qualcosa? No. Puoi dire... Andiamo a Bari. La mia madre di... Dobbiamo cercarlo, vediamo un po'. Lui dice che non ci sono proprio, per la SLA dice. Magari altre associazioni per altre, che ne so, la distrofia, che quello che avevi visto tu, c'è. Bisognerebbe anche vedere se magari esiste qualcosa, non lo so. Bisogna, penso che un'associazione come la vostra, che si dedica anima e mente e corpo con i pazienti SLA, penso di no. Io mi auguro che qualcuno ci sia e che veramente sono pazienti da prendere a cuore. Sì. Da prendere a cuore e occuparsi di loro, perché comunque e devono occuparsi anche delle famiglie. Perché la famiglia è importante per loro, ma la famiglia ha bisogno di supporto psicologico, hanno bisogno di supporto, altrimenti non riesce ad andare avanti. Noi siamo 7 anni e mezzo che viviamo in questa situazione e non è semplice. Ultima domanda, Francesca, noi la facciamo sempre verso tutti quelli che ci seguono. Se te la senti di mandare un messaggio a tutte le persone che sono all'ascolto oggi o che comunque vedranno su YouTube questa puntata. Il mio messaggio più importante è quello di avere sempre fede, perché la fede ti fa andare avanti. La fede è una forza incredibile per poter andare avanti. Io devo ringraziare Dio che entrambi siamo delle persone che abbiamo fede, frequentiamo, abbiamo una comunità che comunque ci accolgono, ci vogliono bene, e questo è importante, è molto importante. È vero, l'abbiamo visto anche con Paola la settimana scorsa alla presentazione del suo libro. Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA. Mondo SLA con la signora Annalisa, che è la moglie di Giovanni Toscani. Giovanni non abbiamo voluto inquadrarlo, uh-huh. Anche perché le condizioni, insomma, ne abbiamo descritto prima, allettato, non sono buone. No, anche perché ultimamente più volte al pronto soccorso, sì. Nei giorni scorsi c'è stato il pneumologo, sì. Una serie di situazioni che purtroppo la SLA porta nei casi più gravi, che magari è una diagnosi di solito bulbare della sì. SLA, che è quella che ha avuto anche mio padre purtroppo. Con te Annalisa volevo parlare anche di come ti sei organizzata a casa, mm-hmm. Perché comunque tu hai continuato a lavorare. Sì, perché io alla scoperta della malattia di mio marito, la ditta Amadori, mm-hmm. Io questa lo ringrazierò a vita, mi ha proposto un contratto a tempo indeterminato per farmi usufruire della 104, dei vari permessi, e infatti io i 2 anni già l'ho fatti. E mi hanno anche permesso di fare sempre la mattina, cioè mi hanno aiutato e agevolato in tutto. E io lo devo dire perché la ringrazio infinita, cioè io non posso dire, è stata proprio una grande azienda. Ecco. Certo, non da tutti. Non da tutti, perché potevano anche, capito, loro invece non si sono tirati indietro e tuttora io a volte la mattina purtroppo, se mio marito si sente male o ha la febbre o ha dei problemi o purtroppo la badante pure non può venire, io chiamo, non posso andare, loro alzano le mani, cioè mi aiutano, mi stanno aiutando in tutto proprio. E io però, ecco, dopo la mattina ho la badante che sta con lui dalle 6:30 fino alle 2:30, che tu non torni, finché non torno. E poi 2 volte a settimana ho anche una signora, 2 volte a settimana ho anche una signora
per poter andare a fare la spesa, per poter andare a prendere i medicinali, quello che gli serve. Questo tutto a spese nostre, purtroppo. E invece l'ADI mi offre l'OS 3 ore la mattina, 3 ore, e l'infermiera, però l'infermiera viene, fa le medicazioni e se ne va. Per esempio adesso noi nei periodi di Natale, saranno dei periodi, per esempio quest'anno Natale viene di lunedì, giusto? E noi saremo domenica, lunedì e martedì senza OS. Io già sto trovando qualcuno per venirmi a aiutare, perché anche che lui ha bisogno di essere cambiato, girato, tutto, perché purtroppo lui non fa neanche da solo più... Non va al bagno. Non va al bagno più da solo e deve essere aiutato da qualcuno. E io già mi sto procurando qualcuno per questi giorni di festa, perché noi saremo abbandonati a noi stessi, saremo senza infermiere, senza OS e senza nessuno. Questo è quello che succede a Natale, Pasqua e Ferragosto, tutti gli anni a tutte le famiglie. Poi abbiamo il fisioterapista, Antonio, bravissimo, bravo ragazzo. Poi c'è mia suocera che la mattina sale, perché la mattina ci vogliono 3 persone per girarlo, per reggergli la testa, per fargli tutto. C'è mia suocera che sale la mattina, c'è mio cognato che mi aiuta pure, se a volte io non riesco ad andare in ospedale a prendere le medicine, a prendere la roba che gli serve, va lui. E c'è anche mia cognata che però lei purtroppo non abita qui, abita a Colonnella, però appena può viene e ci dà una mano. C'è mio figlio che mi aiuta tantissimo pure, mio figlio mi dà una grande mano, questo lo posso dire, perché lui a volte io la notte sono stanca, dormo, e lui in periodi che il padre non è stato bene perché ha avuto questi sbalzi, lui la notte lo controllava, io dormivo, riposavo, vuol dire. Certo, anche perché l'abbiamo detto prima, hai continuato a lavorare, secondo me giustamente, anche perché poi per garantirsi un'assistenza del genere, sì. A parte le persone che sono della famiglia, sì, ruotano intorno alla famiglia, mm-hmm, ci servono anche dei soldi, sì, che sono tanti. Lui purtroppo, cioè, prende quella pensione che gli hanno dato, che è 700 euro, cioè, io me lo dico, non è che mi invento le cose. No, ma è la realtà. È 500 euro di accompagnamento, capito? E comunque tu devi pagare una persona per 6-7 ore al giorno, sì, più una il pomeriggio, perché se no non puoi fare nulla. Sì. Quindi hai sollevato quello che hanno sollevato anche tutti gli altri pazienti, sì, ovvero che il fatto di stare comunque H24 qui. Sì, io mi ho fatto vedere anche, ho detto a lei, io c'ho il letto, io dormo con lui. Cioè io lui non lo lascio solo quel momento che vado al lavoro, devo uscire, sennò io sto sempre con lui. Ma a me questo, cioè a me stare con lui, come devo dire... Non ti pesa? No, capito? Però una mano, un aiuto dallo Stato, cioè ci farebbe anche bene, capito? Quello che dico. Prima di parlare dello Stato e delle istituzioni, okay. E mi sono scordata di lui, c'ha anche, sì, un altro fratello che però non vive purtroppo con noi, però appena può, lui vive a Venezia, fa polizia penitenziaria, però lui appena può si prende 3-4 giorni, torna per venirci a dare una mano. Infatti quando lui si è operato, è stato a Roma un mese, lui si è preso un mese di ferie, cioè, aiutano tutti come possono, capito? Ognuno fa la sua parte. Quindi signora, noi abbiamo notato, ma è successo anche a casa mia con qualche persona, qualche parente della famiglia, che certi si allontanano da una situazione del genere. Sì, molta gente si allontana. Ma in questa casa invece i parenti e gli amici sono rimasti? No, qui no. Qui si può dire che i parenti, però alcuni amici che hanno avuto, alcuni amici stretti che hanno avuto paura della malattia e della situazione, si sono purtroppo, c'è anche qualche parente un po' che si è allontanato, però lasciamo perdere quelli. Però la maggior parte si è tutta stretta intorno a noi, capito? Ed è fondamentale una situazione di questo tipo. Mm-hmm. Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA. Mondo SLA insieme a Matteo e il figlio di Annarita. Annarita l'abbiamo ascoltata prima. Matteo, con te vogliamo affrontare un discorso semplice, ma per far capire poi ai nostri telespettatori e radioascoltatori di come cambia la vita di un ragazzo di 20-21 anni come te, che li deve compiere quest'anno. Che cosa è successo dal momento in cui la mamma si è ammalata? Beh, diciamo che io fino all'estate del 2022 conducevo una vita fondamentalmente normale. Certo, comunque sia, c'era la malattia che avanzava, però riuscivamo a conviverci abbastanza tranquillamente.
facevo la vita di quello che fanno un po', di quelle che fanno un po' tutti i ragazzi. Avevo i miei amici, le mie amicizie da coltivare, avevo anche una relazione, studiavo, io sono sempre stato abbastanza appassionato di studio, specialmente delle cose che poi studiavo, quindi facevo una vita sicuramente normale di cui potevo ritenermi soddisfatto. Poi quando purtroppo la tua famiglia viene colpita da una malattia del genere ti crolla un po' il mondo addosso, nel senso che tutta la tua routine, tutte le tue convinzioni vengono smontate pezzo per pezzo, man mano che ti rendi conto di non avere più diciamo la libertà, la facoltà di poter fare un po' quello che vuoi. È una cosa che è una malattia che toglie la libertà sia a chi viene colpito, diciamo, dalla malattia, sia a chi, sia diciamo a coloro, i familiari che stanno attorno a questa persona. Io ho dovuto purtroppo interrompere i miei studi universitari e mio padre ha dovuto lasciare un lavoro a cui era parecchio affezionato e quindi ho dovuto abbandonare anche le mie amicizie, nel senso che ci continuiamo a sentire, ma per me diventa ovviamente difficile poter organizzare qualcosa, poterli vedere, poter raccontare loro della mia situazione, anche perché poi questo è un qualcosa che finché non attraversi, non comprendi appieno, no? Quindi mi rimane anche un po' difficile aprirmi magari con i coetanei della mia età. Poi trovare una persona che possa effettivamente sostituire noi familiari per poter ridare un po' di respiro a noi comincia a diventare difficile, specialmente nei primi mesi, perché è tutto un processo di adattamento, no? Non puoi fare tutto e farlo subito, diciamo. Quindi è una cosa che comincia a pesare, anche perché magari vedi tutti i tuoi amici che vanno avanti con i loro studi universitari, che organizzano uscite, e io purtroppo che rimango lì a guardare perché è un qualcosa purtroppo che investe anche chi ti sta attorno. E soprattutto la cosa più difficile credo sia, appunto come dicevo prima, relazionarsi con un mondo, con una popolazione appunto specialmente della mia età, che non sa effettivamente poi che cosa si prova a dover vivere una situazione del genere. Io provo spesso a raccontare ai miei amici più fidati, diciamo, della malattia, di un aggiornamento su quello che succede, insomma, su come passano le mie giornate, però è un qualcosa che rimane comunque difficile da capire per parecchie persone, e quindi è anche difficile aprirsi, no? Ti tieni tutto un po' per te, e questa è una cosa che a livello, diciamo psicologico, certe volte si fa sentire. Però è anche vero, da un altro punto di vista, è anche vero che sono sacrifici che accetti di fare, perché comunque si tratta di mia madre, quindi considerando tutti i sacrifici che lei ha fatto per me nel corso della sua vita, mi sembra giusto per adesso, diciamo, restituirgliene una parte. Ma te, ti voglio chiedere una cosa, tu eri iscritto a una facoltà, poi hai dovuto lasciare. Questa malattia comunque ti ha insegnato tanto, perché prima mi dicevi, quando sono arrivato, che magari eri indeciso tra riscriverti, sì, alla stessa facoltà o farne un'altra. Sì, perché diciamo che è un qualcosa che è un percorso che ti istruisce tanto, ti insegna tanto, specialmente a prenderti cura di una persona, a prendertene cura facendo anche manovre complesse di tipo quasi infermieristico, no? E infatti io te lo dicevo, appunto, come hai detto tu, te ne stavo parlando prima, da quando è successa questa cosa ho un tarlo in testa che mi dice che forse sarei portato per una professione infermieristica o qualcosa del genere, quindi è anche con tutto ciò che di negativo può portare alla SLA nella tua vita, ti insegna qualcosa che per me è fondamentale ed è una cosa che stiamo perdendo molto come società, ovvero a prenderti cura di qualcun altro e a farlo con l'amore e non con un tornaconto, perché giustamente io non è che lo faccio per un tornaconto, lo faccio come atto di amore verso mia madre, ed è secondo me qualcosa che come società stiamo perdendo molto. Assolutamente vero. Ti voglio chiedere l'ultima cosa, quindi ti sposterai forse in una facoltà come quella di infermieristica. Oggi, ad oggi, se tu dovessi descrivere la tua giornata, se la vuoi dire, se non la vuoi dire, che cosa fai? Beh, diciamo che la mattina inizia con la sistemazione di mia madre, perché ovviamente magari dopo una notte si ritrova ad essere un po' scomoda, la sistemiamo, ci prepariamo la sua alimentazione, il comunicatore lo posizioniamo, poi diciamo che il resto della giornata è un po' un modo per cercare di passare il tempo.
Io sono sempre stato un appassionato di politica, di attualità, quindi quando posso leggo un giornale. Sono anche stato sempre un appassionato di musica e di videogiochi, quindi quando posso ascolto musica e quando posso gioco. Poi appunto nel resto della giornata possono arrivare delle figure specialistiche come l'infermiere, l'OS, do una mano. E arriva poi magari il momento di prendersi, di dover magari sistemare di nuovo mia madre, cambiare magari il lenzuolo, la traversa, e darle le medicine, appunto. È un po' una routine, è una routine abbastanza consolidata. Poi spesso la sera dedico qualche ora del mio tempo magari ai miei amici, facciamo delle telefonate, giochiamo insieme qualche volta. E niente, quindi quando ti manca ovviamente la possibilità di studiare, giustamente vai ad occupare il tuo tempo, quello che ti avanza dopo esserti preso cura di una paziente del genere lo dedico un po' a te stesso, no? Per quello che si può cerchi di tenere occupata la tua mente e magari farlo in maniera ricreativa, cercando appunto di, appunto io come dicevo, leggere qualche giornale, rimanere in contatto col mondo esterno. E coltivare passioni come ad esempio la lettura, ogni tanto mi ritrovo anche a leggere, e quindi ecco, cerchi di coltivare le tue passioni, e di non fermarti anche da un punto di vista intellettuale, no? Perché quando manca lo studio cerchi di occupare il tuo tempo magari coltivando comunque le tue capacità intellettuali. Anche perché per chiudere, come dicevamo prima, io ho vissuto la tua stessa situazione a 23 anni, studiare con magari una distrazione che può venire dopo 20 minuti, mezz'ora magari per aspirare, per fare qualcos'altro, è veramente difficile. Sì, è il motivo per cui purtroppo ho dovuto interrompere per il momento gli studi. Matteo, io ti auguro da settembre di riniziare, perché sei, come ti sei definito tu prima, un secchione, ti piace la scuola. Da settembre voglio che tu rinizi. Radio ISAB, come sta facendo con gli altri ragazzi, ti supporterà negli studi e ti meriti veramente tanto per quello che stai facendo con tua mamma. Assolutamente, ci metterò tutto me stesso. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.